Ancora a raccontare storie in giro? Solo le storie che piacciono alla gente. C'è chi ti chiama lo spettro. Sei tu che gli metti in testa certe idee. Questa gente è al tuo fianco perché crede in te. Deve credere nei samurai. Per loro non c'è differenza. Con Lord Shimura libero, non dovranno più credere a queste storie. Forse. Taka sta lavorando sodo per accontentarti. Non vuole deluderti. Vediamo come procede. Eri alla ricerca di guerrieri per salvare tuo zio. Mi hai trovati? Alcuni. Sensei Ishikawa e Lady Masako Adachi sono ancora vivi. Sono impegnati nelle proprie battaglie, ma quando sarà il momento mi aiuteranno. Un arciere e una nobildonna. Sicuro che bastino? Per questo ho assoldato i cappelli di paglia. Il loro nuovo capo è un mio vecchio amico. Beh, sembra che tu abbia tutto l'aiuto che ti serve. Ti unirei a noi? Non lo so. Qualcuno può aiutarmi? Ci penso io. La fucina è pronta. Signore, addio. Ho appena finito. Grazie per la vostra pazienza, signore. Un rampino di ferro con una corda attaccata ad esso. Per dondolare da sporgenze. Per scalare mura. Regge il mio peso? L'ho provato io stesso. L'ho chiamato Kaginawa. È perfetto. Ti sono debitore. No. È un regalo. Ho mia sorella, la mia casa, la mia vita. E mi basta. Grazie, Taka. Jin! Dove sei? Ryuji. Jin! Jin Sakai! Avete visto un samurai? So che sei qui! Ti ho cercato dappertutto. I mongoli hanno preso le mie truppe migliori. Contavo su di loro per liberare Lord Shimura. Se non ci muoviamo, i miei uomini moriranno. E tuo zio marcirà in una cella. Dove sono? Ai ferri a Forte Yatate. Va bene, Ryuji. Vediamo che fare. Così sono prigionieri vicino al Forte Yatate. Dove di preciso? In realtà sono all'interno del forte. In cima a una rupe. Come liberiamo i tuoi compagni da lassù? Non hanno catturato tutti i miei uomini. Chi è rimasto ci aspetta un incrocio qui vicino. Ci servirà il loro aiuto. Fai strada. Come li hanno catturati? Ricordi la mappa che mi hai dato? Quella con le vie di rifornimento. Hai trovato il cibo? Sì, ed era ben protetto. Tanto da mettervi in difficoltà? Quei bastardi ci hanno sopraffatto. Sono fuggito per miracolo. Sicuro che sono ancora vivi? Ieri notte li ho sentiti cantare. Strano che i mongoli lo permettano. Già. Cantate bene. Combattere probabilmente vi divertirà di meno. La vita da mercenario fu inevitabile dopo il nostro duello. Ah, il torneo di Lord Nagao. Non ne abbiamo mai parlato. Prima del duello, invitai i comandanti di tutti i clan ad assistere. Ma tu mi attaccasti come un nemico. Quasi mi rompesti un braccio. Se ci fossi andato piano, se ne sarebbero accorti. Cercasti di uccidermi. Non potevo farmi battere. Da un povero Ronin? Non intendevo questo. Sei Lord Sakai per nascita. Il torneo era l'unica occasione che avevo per farmi notare, servire un lord e diventare samurai. Dovevi venire da me, ti avrei preso con noi. Perché non avevo altre possibilità? No. Dovevo farmi valere. Vorrei me ne avessi parlato. Forse avrei dovuto. Komatsu ti chiamavano lo spettro. Lord Sakai non era sufficiente. Che c'è? Temi che ti rubi tutta la fama?
Dove sono Hiro e Shinzo? Sono andati via e non torneranno. Vigliacchi! Sono fuggiti, dopo tutto quello che ho fatto per loro. Bastiamo lo stesso a salvare i tuoi uomini. Ho visto di peggio. Ne ho persi a causa dei mongoli, delle malattie, della fame. Ma mai così. Sono deboli. Non è colpa tua. Qualcun altro vuole andare via? Presto farà buio. Pronto a partire per Forte Yatani. Penseremo a come liberarli strada facendo. Cappelli! Andiamo! Forte Yatata. È qui che i bastardi tengono i miei uomini. Che piano hai in mente? Io? Sei tu quello che ci ha fatto salire sulla nave mongola. Esiste un'unica strada che porta al forte ed è ben difesa. Devo riuscire a infiltrarmi senza essere visto. I mongoli non sorveglieranno le rupi dietro al forte. Mi arrampicherò e supererò le mura. E come? Non sei una scimmia. Ho le mie risorse. Libererò i tuoi uomini. Quando saranno con me, userò un allarme per segnalarti quando muoverti. Schiacciando i mongoli nel mezzo. Visto? Sapevo che avevi un piano. Salirò sulla rupe da questo lato. Nasconditi fino al mio segnale. Buona fortuna, non cadere. Posso saltare. Taka dice che il rampino reggerà il mio peso. È andata. Il rampino inizia a piacermi. Se mi dondolo, dovrei farlo. Grazie, Taka. Devo trovare i prigionieri. Stanno cantando. Pare si trovino in diversi punti del mondo. Hey!
Cosa? Come? Preparati a combattere. Fate strada. State tutti bene. Yuzo è qui? Mi manda lui. Sapevo, ci avrebbe aiutati. Cosa? Yuzo is wat. Team Baha. Chiharu, eh? Oh, ci speri!
È ora di usare l'allarme e chiamare il calcio aperto! Attenzione! Aspettiamo, siamo pronti. Apriamo la porta. Ci siamo! Lottate per la libertà! Lo sapevo che saresti venuto! Oh! Yeah! Abbiamo scommesso sul tempo che ci avresti messo. E ho perso! Spero tu abbia portato del sake. Non ci crederai mai. Questo non ha alcun senso. Che cosa? I mongoli non facevano loro del male. Li sfamavano. E con buon cibo. Per questo ieri notte cantavano. Ringrazia che stiano bene. Perché diavolo i mongoli li avrebbero sfamati? Forse si aspettavano qualcosa in cambio. Grazie, Jin. I miei uomini sono tutto per me. Bene, uomini, in sella ai cavalli. Devo tornare da Yuna a Komatsu. Bravo cavallo, Kage.
Delle armi. Posso aiutarvi, mio signore? Grazie. Ma loro hanno il giro. Nessuno può piegare. Nemmeno i mondi. Lavoro a ogni tipo di armatura. Ah, ve ne serve dell'altro per apportare le migliorie. Preghiamo per voi. Lavoro con metalli, legno e pelli. Non posso darvi altro al momento. Solo per voi. Al nostro prossimo incontro. Mia sorella.
visto un altro samurai. Era anziano e aveva un... Ditemi se posso fare qualcosa per le vostre lame. Mi rincresce, ma non avete il necessario per questo lavoro.